Quali sono le principali differenze tra il disturbo borderline di personalità e il disturbo bipolare? Oggi ne parliamo insieme. Resta con me. Ciao, sono Giusy, un'educatrice professionale. Ti do il benvenuto e bentornato sul mio canale. Come state? Anno nuovo? Buoni propositi? Ho voluto subito iniziare l'anno nuovo con un video strong, importante, richiestissimo da voi, dopo i miei due precedenti video sul disturbo borderline di personalità e sul disturbo bipolare. Ho scatenato veramente tantissime domande e moltissime chiedevano questo. Ma come faccio a capire qual è la differenza tra il borderline e il bipolare? Perché effettivamente ci sono molti punti in comune. Oggi ne parliamo insieme. Ho deciso di riassumere, di individuare le prime quattro macro differenze tra i due disturbi per fare chiarezza. Allora, iniziamo col dire che questo non è un video di autodiagnosi, lo sapete, ormai mi conoscete, ho fatto tantissimi video sui disturbi psichiatrici e lo sapete, i miei video non sono per farsi autodiagnosi, ma sono informativi per fare chiarezza, per aprire la mente e far venire qualche domanda, per poi rivolgersi al proprio medico o a uno specialista. Quindi, punto 1, questo non è un video per fare autodiagnosi. Punto 2, è un video che parla in generale delle differenze tra quello che generalmente è il disturbo bipolare e il disturbo borderline. Perché, come sapete e vi dico già da sempre, da 2 anni, è che poi un disturbo psichiatrico non è qualcosa di oggettivo, ma diventa qualcosa di soggettivo, perché è un disturbo che colpisce una persona con una sua struttura, con una sua personalità, con una sua storia, con una sua formazione. E quindi ogni volta io, pur avendo la stessa diagnosi, mi ritrovo davanti a persone anche diverse, perché come tutte le malattie poi si adattano e si modificano in base alla persona che in quel momento le ha. Ho finito di fare chiarezza, adesso parliamo del primo criterio distintivo tra disturbo borderline e disturbo bipolare, che è un criterio più un po' tecnico di classificazione, ma non solo, e adesso vi spiego perché. Allora, la prima grande differenza è che il disturbo borderline di personalità è appunto un disturbo di personalità, mentre il disturbo bipolare è un disturbo che fa parte dello spettro dei disturbi dell'umore. Questo serve ai clinici per fare diagnosi e nei manuali troviamo questa distinzione, ma c'è un perché nella pratica, nelle quotidianità di queste persone. Allora, disturbo borderline di personalità, appunto disturbo di personalità, vuol dire che è un disturbo che è pervasivo, presente, cronico, possiamo quasi dire, in quasi tutti gli ambiti della mia vita, perché fa proprio parte della mia struttura di personalità. È un disturbo che viene, facciamo questa distinzione, che viene da dentro, ok? Che fa parte di me, della mia struttura, del mio modo di essere, e quindi poi si manifesta in tutti gli ambiti della mia vita e anche per quasi tutti i giorni della mia vita e per tutta la mia vita. Invece il disturbo bipolare è un disturbo dell'umore. Cosa vuol dire? Che è un disturbo che va e che viene. Ho delle oscillazioni. Spesso si utilizza, quando si parla di bipolarismo, si utilizza la metafora dell'uragano, cioè qualcosa che arriva, crea tempesta, nel caso magari dell'episodio maniacale, crea distruzione nel caso dell'episodio depressivo, e poi però se ne va. Quindi è un disturbo che va e che viene, come se fosse quasi qualcosa di esterno da noi, che non fa parte della nostra struttura, della nostra personalità, e che quando viene sicuramente ha delle conseguenze negative sul mio funzionamento, sulla mia vita quotidiana, ma quando si alterna a quei momenti, quei periodi di eutimia, di benessere, quindi in cui non ho sbalzi di umore, il mio funzionamento è buono, e quindi è un
un disturbo che non è pervasivo in tutti gli aspetti della mia vita e in tutte le fasi della mia vita. Ok, quindi questa è la prima grande differenza. Ti invito, prima di vedere questo video, che è un video più specifico, di andare a vedere i miei precedenti video in cui parlo individualmente del disturbo borderline di personalità e del disturbo bipolare di personalità, perché facendo chiarezza di quali siano i criteri, i sintomi, allora poi puoi capire meglio il perché di questo video. Te li lascio in descrizione. Perché tante persone dicono: ma allora io sono bipolare o sono borderline? Perché comunque ci sono dei punti in comune. In entrambi i disturbi si parla di disregolazione emotiva, di instabilità nelle relazioni interpersonali, di impulsività, di comportamenti suicidari. E quindi dicono: vabbè, allora io ho questi sintomi, sono sia di qua che di là, io cosa sono? Poi io cosa sono? Sapete che a me non piace, perché le persone hanno una malattia, non, le persone non sono una malattia, ecco, questo chiariamolo subito, ma non l'ho detto all'inizio perché insomma ormai mi conoscete, lo sapete il mio approccio e il mio punto di vista. Quindi continuiamo su questo video che serve a informare e a sensibilizzare le persone per poi continuare nella propria ricerca di una diagnosi, e una diagnosi a cosa serve? Per trovare un percorso di cura adeguato. Comunque, il primo criterio più tecnico di classificazione rispetto a disturbo di personalità e disturbo dell'umore ci porta direttamente al secondo criterio, che è quello della durata dei sintomi nel corso del tempo. Allora, rispetto a, appunto, agli sbalzi di umore, agli impulsi, qual è la differenza? Essendoci in tutte e due le diagnosi. Allora, nel disturbo borderline di personalità, questi sbalzi di umore, queste oscillazioni dell'umore sono molto molto repentine e sono molto intense e sproporzionate rispetto agli eventi che accadono all'esterno. Quindi io nella stessa giornata, ma anche questione di ore, di minuti, posso avere oscillazioni importanti tra poli diversi e emozioni diverse, perché comunque la persona con disturbo borderline tende a reagire in maniera sproporzionata, intensa agli eventi. Nel disturbo bipolare, invece, queste oscillazioni dell'umore, questa instabilità dell'umore è un po' più duratura, dura giorni, anche settimane, anche 15 giorni. Quindi avremo un'alternanza tra stati depressivi e stati maniacali o ipomaniacali, che però non cambiano nel giro di ore o minuti o oggi e domani, ma durano più giorni e sono proprio più ciclici nel tempo, più duraturi, e allo stesso tempo non sono proprio così legati agli eventi esterni, nel senso che io posso stare anche 1 o 2 settimane in stato maniacale indipendentemente da quello che succede intorno a me, e viceversa posso stare 1 o 2 settimane in stato depressivo, a volte anche di più, indipendentemente dagli eventi intorno a me. Quindi queste sono le differenze principali, anche se entrambi i disturbi parliamo di oscillazione del tono dell'umore, ma avete capito che sono oscillazioni molto diverse, una più repentina e una un po' più ciclica e duratura nel tempo. Poi pensiamo un attimo all'impulsività, è presente in entrambi i disturbi, ma si manifesta e si esprime in modo molto diverso. Nel disturbo borderline di personalità l'impulsività è proprio più pervasiva, presente tutti i giorni negli aspetti della nostra vita, fa parte della nostra struttura di personalità e quindi si manifesta spesso in diversi ambiti. Invece, ad esempio, l'impulsività nel disturbo bipolare è più tipica dei periodi che riguardano gli episodi maniacali, quindi gli episodi che riguardano a stati di estrema attivazione, eccitazione, ed è lì che io risulto più impulsivo, che gestisco in modo disfunzionale i miei comportamenti. Vedete che le differenze ci sono, e se pensate alla vostra vita, se state guardando questo video perché state cercando delle risposte per voi o per qualcuno che a voi vicino, se analizzate in modo oggettivo i comportamenti, quello che accade durante le giornate, la ciclicità, vedete che potete ricondurlo a un disturbo piuttosto che a un altro. Il terzo macro criterio, la terza macro differenza tra i due disturbi
sono le cause, l'eziologia del disturbo. Vi invito anche in questo caso a vedere i miei due video precedenti, ve li lascio nella descrizione perché lì ne parlo in modo più approfondito. Nel disturbo borderline di personalità facciamo riferimento soprattutto alla teoria biosociale, cioè la persona ha una predisposizione biologica all'instabilità emotiva, alla disregolazione emotiva, che poi va a essere influenzata negativamente da un ambiente invalidante. Nel disturbo bipolare invece si parla proprio di genetica, di ereditarietà. Se una persona soffre di disturbo bipolare, probabilmente in famiglia c'è stato qualcun altro che ha sofferto di un disturbo bipolare o di un disturbo dell'umore. Certo è che anche nel disturbo bipolare ha una grande importanza l'ambiente invalidante, chiaramente, perché se comunque io ho un problema di disregolazione emotiva già a livello genetico, ereditario, chiaramente un ambiente che non accoglie questa mia fragilità sicuramente non mi aiuterà nell'evoluzione del mio disturbo. La quarta categoria molto molto importante è la diversità che c'è nel trattamento, nella cura del disturbo. Ed è per questo che è importantissimo fare una diagnosi corretta, perché se io ho un disturbo borderline, un disturbo bipolare, il mio percorso di cura sarà simile ma diverso. Prima di tutto, diverso rispetto ai farmaci. Sapete che io non mi addentro su YouTube nel mondo dei farmaci. Vi dico solo che nel disturbo borderline trattiamo principalmente il sintomo, la sintomatologia, quindi l'ansia, l'attivazione, l'agitazione, se c'è qualche disturbo dell'umore. E invece nel disturbo bipolare trattiamo con o antidepressivi o stabilizzatori, poi quello lo decide il medico, comunque in base alla fase in cui siamo. Ma la cosa più importante che riguarda l'educatore professionale è il trattamento, diciamo, di stampo cognitivo-comportamentale, che c'è in entrambi i casi, è utile in entrambe le patologie, ma con delle differenze. Nel disturbo borderline, quello consigliato, lo sapete, io ne tratto, ci lavoro, ho fatto altri video al riguardo, è la terapia dialettico-comportamentale, la DBT, che è utilissima e molto efficace nel trattamento del disturbo borderline, ma ci sono altre terapie di stampo cognitivo, come la schema therapy, la terapia metacognitiva, ci sono molte terapie efficaci che appunto vanno ad agire sulla disregolazione emotiva, sui comportamenti disfunzionali, sull'impulsività, sull'efficacia interpersonale, su strategie di tolleranza alla sofferenza, sulla mindfulness. Quindi c'è tutto questo mondo che si occupa del disturbo borderline. Il disturbo bipolare, nel disturbo bipolare è utilissima la terapia cognitivo-comportamentale, però con un'impronta un po' diversa. Si parla più di riconoscimento dei segnali precoci di crisi, apprendimento di abilità di coping, di sviluppo di abilità di problem solving, ecco, soprattutto legate ai momenti di crisi, perché ricordo che nel disturbo bipolare, quando i sintomi comunque sia maniacali che depressivi sono sotto controllo, il funzionamento della persona è buono, è efficace, al contrario del disturbo borderline, che comunque deve fare proprio un percorso di apprendimento di abilità e di psicoterapia diverso, perché bisogna proprio andare ad agire sulla struttura di personalità. Quindi capite come, secondo questi quattro macro criteri che ho cercato di riassumere, anche se i due disturbi in alcuni punti si toccano e possono sembrare simili, effettivamente, se guardiamo bene, se li analizziamo bene, sono due disturbi molto diversi tra loro. Un punto importantissimo, come in tutte le malattie, una malattia non esclude un'altra malattia, quindi io posso avere anche una situazione di comorbidità. Un disturbo di personalità complesso, una situazione psicopatologica complessa, per cui io posso avere sia un disturbo di personalità che un disturbo dell'umore. Questo è importante dirlo. Bene, io non ho sicuramente esaurito l'argomento, fatemi delle domande, raccontatemi qual è la vostra esperienza, ditemi se siete d'accordo, se per esperienza, perché siete dei professionisti o perché avete queste patologie, avete in mente, avete sperimentato qualche altra differenza importante. Questo
Questo era un inizio, un accenno. Lo sapete che un video di YouTube non può mai avere la pretesa di esaurire un argomento, soprattutto se gli argomenti sono questi così complicati e così delicati. Io spero comunque di esservi stata utile, di avervi dato delle informazioni importanti per voi e di aver sensibilizzato una parte della popolazione a questi problemi di cui soffrono veramente tante persone al giorno d'oggi. Io vi ringrazio, vi invito a diffondere, a condividere questo video se pensate sia utile, a iscrivervi al canale nel caso non l'aveste ancora fatto, a far conoscere il mio canale ai vostri amici, alle persone a voi care, a cliccare sulla campanellina perché è l'unico modo per restare sempre in contatto e a mettere un bel pollice sotto questo video perché mi aiuta, aiuta il mio canale a crescere, aiuta me a diffondere il mio messaggio. Adesso la smetto di parlare, vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo video. Ciao!